Evo, doctor, ad un primus mo. Ecco, dottor, prima già abbiamo detto che qui un primo prego. Lo Spirito Santo amore guida la nostra vita e tutto ciò che esiste. Bravi Mario, tu credi io padre, ogni nascuro di trono se popoli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa. E nega il sole che unisca le postoli, unisca le nostre. Perciò invochiamolo con queste parole che vi chiedo di ripetere con me. Sato il Vittorimo Duca Stretto Gaurim Riesima, Osimavas dei Fonavia Tesanno. O Spirito Santo, anima dell'anima mia, io ti adoro. Duce Stretti, Duce Moe, Clagnantise. Illuminami, guidami, fortificami, consolami. Rassietli me. Vodi me, utješi me, osnaži me. Dammi i tuoi ordini. Daj mi svoje zapovjedi. Insegnami ciò che devo fare. Pouči me što moram činiti. Ti prometto di sottomettermi a tutto ciò che desideri da me. Obećajem ti da ci se podložiti svemu onome što od mene želiš. E di accettare tutto ciò che permetterai mi accada. I prihvatiti sve ono što ćeš ti dopustiti da mi se dogodi. Fammi solo conoscere la tua volontà. Samo mi daj upoznati tvoju volju. Carissimi, 30 anni fa, nella primavera del 1983, venni per la prima volta qui a Međugorje. Dragi mladi, prije 30 godina, u proljeće 1983. Prvi sam put došao u Međugorje. Venni con la fidanzata a chiedere consiglio per il nostro futuro alla mamma celeste. Došao sam sa svom zaručnicom da bi zatražili savjet od nebeske majke za našu budućnost. Ricordo la preghiera fatta insieme ai piedi della statua della mamma celeste che sta in chiesa a destra dell'altare. Sjećam se i sada molitve koju smo izgovorili ispred nebeske majke, na koljenima, ispred gospina kipa koji stoji desno od oltara u crkvi. Quello che lei ci fece capire è evidente, poiché io oggi sono qui come sacerdote, ormai da quasi 22 anni. I ono što nam je gospa tada rekla je danas očito, budući da sam ja danas ovdje pred vama svećenik, već više od 22 godine. Carissimi, a 12 anni Gesù mi chiamò a diventare sacerdote attraverso il confessore, un padre cappuccino. Kad sam imao 12 godina, Bog me pozvao biti svećenik preko moga ispovjednika, jednog oca kapucina. Allora io dissi di no. Tada sam rekao ne. A 18 anni avevo un carissimo amico che si ammalò della malattia psichica bipolare cosiddetta. Kada sam imao 18 godina, jedan moj prijatelj se razbolio od bipolarnog poremećaja. Cioè ci sono delle fasi di depressione in cui si può arrivare al suicidio a volte. U toj bolesti postoje faze depresije tako duboke da se može doći do samoubojstva. Alternate a delle fasi di eccitamento in cui si può stare anche un'intera settimana senza dormire. Fase depresije si smjenjuju sa fazama ushita oduševljenja do te mjere da se može izdržati bez spavanja i cijeli tjedan. Io mi ricordo che stavo insieme delle notti intere per fargli compagnia. Sjećam se da sam po cijele noći bio s njim, pravio mu društvo.
Vedendolo così soffrire, dissi tra me: io diventerò medico e lo aiuterò. Kad sam vidio kako taj moj prijatelj pati, rekao sam u sebi: ostaću liječnik i pomoći ću mu. Nel frattempo avevo perduto la fede e rimasi lontano dalla chiesa fino all'età di 25 anni, quando mi laureai medico. U međuvremenu sam se potpuno udaljio od vjere i to je trajalo do 25. godine kada sam diplomirao medicinu. Mi specializzai quindi in psichiatria e in psicoterapia. Nakon toga sam se specializzirao u psihijatriji i psihoterapiji. Ero convinto che avrei lasciato la professione di medico specialista in psichiatria quando nel 1983, dopo un viaggio qui a Međugorje, di cui vi ho detto, riscoprì la mia vocazione al sacerdozio. Bio sam siguran da ću napustiti svoju specializaciju psihijatrije sve do trenutka kada sam, kao što sam već rekao, 1983. došao u Međugorje i ovdje sam ponovno otkrio svoje svećeničko zvanje. Ma invece Gesù stesso, attraverso un'anima mistica, mi fece sapere che il mio ministero sacerdotale era strettamente collegato alla mia professione di medico. Međutim, Isus mi je izravno preko jedne mistične duše rekao da je moje svećeničko poslanje usko vezano uz moje zanimanje liječnika. E con il permesso del mio vescovo potei continuare ad esercitare la professione di medico specialista in psichiatria e psicoterapeuta. I uz dopuštenje moga biskupa nastavio sam obavljati liječničku praksu psihijatra i psihoterapeuta. In sostanza, lo Spirito Santo ha voluto prepararmi perché diventassi prima medico del corpo. Ukratko, Duh Sveti me želio pripremiti da bi najprije postao liječnik tijela. Poi specialista in psichiatria, cioè medico della mente. Poslije me pripremio da budem liječnik uma, specializacijom iz psihijatrije. Poi a 40 anni prete, perciò medico dell'anima. I sa 40 godina me pripremio da budem svećenik, dakle liječnik duše. E quindi medico dell'uomo visto nella sua interezza. Dakle, liječnik čovjeka u njegovoj cjelovitosti. Come ci insegna l'antropologia cristiana, l'uomo è una persona, cioè una unità bio-psico-spirituale. Upravo kao što nas uči kršćanska antropologija, čovjek je jedna cjelina, uma, duše i tijela. Carissimi giovani, se volete mantenere bello il vostro giovane corpo. Dragi mladi, ako želite održati svoje tijelo lijepim. Se volete mantenere viva, intelligente, creativa, sana la vostra mente. Ako želite svoj um držati živim, zdravim, kreativnim. Cercate di mantenere integra e pura la vostra anima. Nastojte sačuvati svoju dušu čistom i cjelovitom. Con i sacramenti della confessione. Sacramentom ispovjedi. Dell'Eucaristia. Svete pričesti. Con la preghiera del Santo Rosario. Molitvom krunice. Con la lettura e meditazione giornaliera della parola di Dio. Čitanjem i meditiranjem, svakodnevnim čitanjem i meditiranjem Svetoga pisma. Con l'adorazione eucaristica, guardate a Lui e sarete raggianti, dice il Salmo. Klanjanjem Isusu pred svetom oltarskom sakramentu, psalam kaže, gledajte u njega i razveselit ćete se. Infatti, dalla sua persona usciva una forza potente che sanava tutti, dice l'Evangelista Luca. Evangelista Luca kaže, iz njegove osobe je izlazila jedna snaga koja je liječila sve. Questa forza potente è lo Spirito Santo Amore,
che è riversato nei nostri cuori. Ta snaga je ljubav Duha Svetoga ulivena u naša srca. Ci rende capaci di amare veramente il fidanzato, la fidanzata, gli amici, i genitori. Koji nas zaista čini sposobnima ljubiti zaručnika, zaručnicu, prijatelje, roditelje. Gli insegnanti, i malati, chiunque noi avvicineremo. Profesore, bolesne, bilo koga koga susretnemo. E amando con il vero amore che lo Spirito Santo i ljubeći istinskom ljubavlju, a to je Duh Sveti, staremo, che è lo Spirito Santo, staremo sempre belli, senza andare uvijek ćemo ostati lijepi nei saloni di bellezza o nelle cliniche per gli interventi di chirurgia estetica. Ostat ćemo lijepi bez da idemo previše u kozmetičke salone ili da se podlažemo estetskim kirurgskim zahvatima. La mamma celeste ha detto: io sono bella perché amo. Nebeska, amate anche voi e sarete sempre belli. Nebeska majka je rekla: lijepa sam jer ljubim, i vi ljubite i bit ćete lijepi. Carissimi, anche noi continuiamo a testimoniare il Dio bello. Dragi mladi, i mi nastavljamo svjedočiti Boga koji je ljepota. La bellezza della mamma celeste. Svjedočiti ljepotu majke nebeske. Con dei volti che lasciano trasparire all'esterno. S onim licima koji prema vani pokazuju zrake. La bellezza della presenza dello Spirito Santo amore e della mamma celeste che abitano nel nostro cuore. Licima koja zrače ljepotu nebeske majke i Duha Svetoga koji prebivaju u našim srcima. Attraverso la nostra vita di grazia, nell'obbedienza ai 10 comandamenti e nella frequenza dei sacramenti. A to ćemo uspjeti u poslušnosti Božjim zapovjedima, njegovoj riječi i sakramentalnom životu. Ancora una cosa il Signore mi ha fatto capire. Perché medico e sacerdote insieme? Još jednu stvar mi je Bog dao razumjeti. Zašto zajedno idu liječnik i svećenik? Perché la scienza e la fede sono come le due ali che innalzano l'uomo alla contemplazione della verità. Jer su znanost i vjera kao dva krila koja podižu čovjeka u kontemplativne visine, dovega u istinu. Così scrive il beato Giovanni Paolo II all'inizio dell'enciclica Fides et Ratio. Na početku enciklike Fides et Ratio Ivan Pavao II ovako napisao: attenzione, scienza e fede insieme fanno elevare l'uomo alla contemplazione della verità. Pozornost, znanost i vjera podižu čovjeka u visine, u kontemplaciju istine. Una fede senza ragione corre il rischio di diventare fanatismo e fondamentalismo. Vjera bez razuma riskira postati fanatična i fundamentalna. Una scienza senza la fede si riduce a scientismo e a razionalismo che non porta alla verità. Dok sama znanost bez vjere ograničava sebe samo na racionalizam i nauku, a to ne dovodi do istine. Nel 2000 abbiamo fondato a Roma un'associazione di medici, sacerdoti e medici suore. 2000. godine u Rimu smo osnovali jednu udrugu u kojoj su članovi bili svećenici, liječnici i časne sestre liječnice. Sono più di 100 in Italia. U Italiji ima više od 100. Si chiama questa associazione Consecrati in Cristo Medico. Ova udruga se zove Posvećeni u Kristu liječniku. Che ha come compito quello di creare ponti tra il mondo della scienza e in particolare quello della medicina e quello della fede. Zadaća te udruge je biti, postati most između znanosti,
posebno medicinske znanosti i vjere. Perché ci sono troppi medici, psichiatri e psicoterapeuti che pretendono di curare il corpo e la mente delle persone senza credere. Jer nažalost postoji previše liječnika, psihijatara i psihoterapeuta koji misle da mogu liječiti um i tijelo bez vjere. Senza credere che esiste un'anima spirituale, spesso malata. Bez vjere u činjenicu da postoji jedna bolesna duša, općenito da duša postoji. Che se non viene curata quest'anima con una vita spirituale sana, rende vano il loro lavoro, il lavoro degli psicoterapeuti e dei medici. Rad psihoterapeuta i liječnika ostaje isprazan, neučinkovit, ako se ne okrenu ispravnom liječenju duše. Ma contemporaneamente, purtroppo, esiste anche nel mondo della Chiesa. Nažalost, istovremeno, takva situacija postoji u samom svijetu crkve. Una resistenza e un pregiudizio volte di curare tante e gravi problematiche spirituali. I ponekad se nastoji liječiti ozbiljne duhovne probleme. Che in realtà hanno la loro radice in malattie o disturbi della mente non ben diagnosticati e quindi non curati. Koji zapravo imaju svoj korijen nečem posve drugom u teškim ozbiljnim bolestima, a koje nisu ozbiljno dijagnosticirane i ozbiljno liječene. Si creano perciò delle illusioni e delle false spiritualità. Toga se dolazi do toga da se stvaraju iluzija i lažne duhovnosti. Che sono il terreno adatto per un ulteriore inserimento del padre della menzogna. A to je dodatna pomoć da otac laži uđe u život te osobe. Che blocca così la vita di tanti figli di Dio. Koji blokira život velikog broja djece Božje. Anche per l'ingenuità e la grossolanità di molti sacerdoti nel loro ministero sacerdotale. I zbog činjenice da su mnogi svećenici naivni i nisu dobro upućeni u svom svećeničkom poslanju. Ci vuole molta umiltà su questo punto, anche da parte di molti sacerdoti. U ovakvim situacijama treba doista imati duboku poniznost. Svakako je trebao imati i mnogi svećenici. Qui tocco un altro punto. Ovdje želim dotaknuti još jednu drugu točku. Lo Spirito Santo sapeva che il mio essere medico del corpo. Duh Svet je znao da činjenica što sam liječnik tijela. Medico della mente come specialista in psichiatria e psicoterapia. Liječnik uma kao psihijatar i psihoterapeut. E medico delle anime come sacerdote che tiene sempre in tasca l'olio degli infermi. E l'olio dei catecumeni. I liječnik duše kao svećenik koji uvijek u džepu ima posljednju pomast i ulje za neokatekumene. Non era sufficiente. Znao je da sve to nije dovoljno. Per il progetto che lui aveva su di me. Za onaj projekt, onaj njegov plan koji je imao sa mnom. Infatti viviamo tempi di grande combattimento spirituale e di confusione culturale. Zaista živimo vremena u kojima se odvija velika bitka i duhovna i kulturalna. Il nemico delle anime nostre è scatenato. Odvezan je neprijatelj naših duša. Come ha detto la mamma celeste anche qui a Međugorje. Kao što je to i nebeska majka rekla ovdje u Međugorju. E il relativismo morale. Moralni relativizam. Cioè ognuno ha la sua verità morale e decide da sé ciò che è giusto, ciò che è sbagliato nei confronti del comportamento. Moralni relativizam se zapravo znači da svako odlučuje za sebe ono što je ispravno, ono što nije ispravno, ono što su istinska moralna načela i što nisu.
Questo relativismo morale rende difficile per molti incontrare la verità che ci rende liberi. Upravo taj moralni relativizam mnogima predstavlja poteškoću u jednom potpunom oslobođenju do onog života koji će nas učiniti potpuno slobodnima. E così, 4 anni fa, il vescovo Domenico Sigalini... I tako, prije 4 godine, biskup Domenico Sigalini... ...della diocesi di Palestrina, nella quale sono sacerdote incardinato... biskupije Palestrina, gdje sam ja na službi kao svećenik... ...che in questi giorni è venuto qui a parlarvi, facciamo... Un applauso a questo vescovo coraggioso. Koji vam je ovih dana tu ovdje došao i govorio, zapljesimo tom hrabrom biskupu. Mi ha nominato esorcista della diocesi di Palestrina. On me imenovao esorcistom biskupije Palestrina. Molti vengono da me pensando di essere indemoniati. Mnogi k meni dolaze jer misle da su opsjednuti. In realtà... Il demonio è presente nella loro vita. Doista, diavolo è prisutan u njihovom životu. Ma solo perché essi sono confusi e non sanno distinguere le problematiche del corpo da quelle della mente e da quelle dell'anima. Doista, on je prisutan, ali samo zbog toga jer su oni jako zbunjeni, budući da ne uspijevaju razlikovati problematiku tijela, uma i duše. Come nel concilio di Calcedonia del 451, kao u concilu Calcedonije 451, fu proclamato il dogma della persona di Cristo in cui le due nature, umana e divina, kada je proglašena dogma o Kristu i njegove dvije naravi, ljudskoj i božanskoj, sono unite, inseparabili, te dvije naravi su ujedinjene, neodvojive, inconfuse e immutabili, ne mogu se razdvojiti i nepromjenjive su. Così nella persona umana, corpo, mente e anima, isto tako u ljudskoj osobi, tijelo, duša i um, sono realtà unite inseparabili, to su stvarnosti potpuno ujedinjene i neodvojive. Con la morte solamente temporaneamente avviene la separazione dell'anima dal corpo. Samo smrću dolazi u vremenu odvajanje duše od tijela. Quindi realtà unite, inseparabili, inconfuse. Dakle, dvije stvarnosti ujedinjene, neodvojive, stopljene. Ahimè, quanta confusione invece c'è tra i vari ambiti. A u nama ima poprilično zbunjenosti u svim tim oblastima. Ecco, il... Thank you.
Carissimi, premesso che se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Draghi non dobbiamo madi, temere niente, nessuno. Draghi madi, noi siamo a quei bozzanas, forse proprio siamo i tempi viventi dello Spirito Santo. Mi sfidimo u vremenima djelovanja Duha Svetoga. Dio è la nostra forza. Bog je naša snaga. Siamo sempre sotto il manto di questa mamma celeste, bellissima e potentissima. Stanno stoimo zaštiteni pod plašćem naše prekrasne majke, koja ljubi svi. Ci si ama teneramente, non dobbiamo temere di niente. Gospoda snježno ljubi, zato se ničega ne trebamo bojati. Però i figli di Maria non sono ingenui. Ali Marina djeca nisu naivna. La Vergine Santissima nelle litanie lauretane, quando ci riferiamo alla virtù della prudenza, la invochiamo come Vergine prudentissima. Kada molimo Gospine litanie, onda je u jednoj od litanija zazivamo djevice premudra. E dobbiamo essere prudenti come serpenti e semplici come colombo. I trebamo biti lukavi kao zmije, a jednostavni kao golubovi. Fatta questa premessa, dobbiamo dire purtroppo che il demonio paralizza la vita delle persone attraverso l'ignoranza e la confusione. Non è soltanto moramo utvrditi činjenicu da Satana paralizira osobe upravo preko ecco perché il Papa Francesco a Rio de Janeiro ha
invitato i giovani ad essere evangelizzatori, annunciatori del Vangelo. E poi il nostro Papa Grano, io sono amato, saputo ogni funzionalità che io sposi, che il suo Vangelo sia, ricordatevi che la verità è rende liberi. E quanti che, insieme a questo favorito, noi liberiamo le persone attraverso il servizio della parola di verità, l'ultima base a nostra perché Cristo riesce a essere, e anche attraverso la scienza, quando non è chiusa alla verità della scienza. Se fate le scuole di notte, anche lui è fatto in un istituto, ma collabora in unità nel servizio all'uomo con Dio. Ecco perché dobbiamo difenderci con i sacramenti, l'ascolto della parola di Dio. Ecco perché dobbiamo essere forti nel combattimento spirituale. Ecco il corpo onorano a tutti gli altri. Ci sono gli esposti, il padre alla parola di Dio. Quindi attenzione ai giovani, alle figlie dei demoni. Bravi, bravi. Subito forse è un tanto nuovo. Mamma ci volta qui nei giorni che ha più volte invitati ad essere vigilanti e problemi. Questa è la chiesa in essere di Russia, prima volta la battuta con molto di sicurezza. A tal proposito, di voglio descrivere l'esperienza di una ragazza, e per il sapere, è la scena di questo discorso di Dio, di cui presente il nostro Dei, è la sua parola di Dio, che mi ha raccontato qualche tempo fa. Thank you.
Grazie.
Grazie.